Via Mezzocannone. Procorso Umberto I, i fianchi all'università, una strada saglia fino al centro storico della città. Si chiama Mezzocannone, per via una fontana, catanenna cannamuz erano poco strana. Alfonso II ha voletto sotto il grare San Giovanni, per fargli a bevere i cavalli e lavare i panni. In capo a sta fontana ci seva assato un re, che era brutto e faceva ridere chi aveva il re. O re Mezzocannone, chiamavano sua maestà, e nessuno si perdeva sta scena passando per là. Questa strada, a chi li tiempo, era stretta e fatente, con puteghe e tindore, primro risaramente. Poi allargaina e accungiaina tutta la strada, per bonificare e rinnovare interamente la contrada. A fontana gli atte perdute, insieme a stato era il re, ma rifacettero la pavimentazione per meglio parere. La strada fu allargata e schiata per poter salire, e mo, può camminare a dove a fernè. Oggi c'è vile palazzo vestuto di prete piperna, che fanno scordare quando sto posto era un inferno. Di fronte, o lati, l'Ateneo, salienne sto vialone, si vede una lapide all'angolo dei muri nel balcone, e o simbolo lo sedile porta e raffigura Orione, ma ci ricorda pure la storia in uaglione. Tena a capo che ha barba longa e chieni i capilli, e a pelle lo corpo è commigliato ai ricciolilli. Portano curtiello, rindavano a destra isata, per farli guardare una vecchia storia a così contata. A Stuaglione, sempre a mare piaceva sta, si pure veniva chiamata, mai se voleva ritirare. Un giorno a mamma aia stemma la manaia e a diventare pesce senza tornare a mai. E Nicolò a diventare capace a mare sta pure ore senza salire a galla a respirare. Spesso un corpo di pesce si faceva trasportare e la rapeva a panza a dove decideva di si fermare. Un re lo domandai che stava in fondo al mare e Nicolò ricettere aveva visto cose belle e rare. Un re volette sapere a dove Sicilia si appoggiava e esse vrette tre colonne e ca una toculiava. Un re, per scanagliare fino a dove Nicolò potesse arrivare, sparai una palla di cannone a mare per fargli appigliare. Nicolò spalafagai a un risico e non poté tornare mai. Ma un re insistette e allora Guaglione ci provai. Se tu fai rin dall'un e riuscette a trovare la palla, ma era un fun e non ce la facette a tornare a galla. Si aise l'occhio a sto posto, a lapido conta, e a qualcuno, nella gramella l'occhio sponte.